Anteprima mondiale del Mercury Racing 360 APX, il motore dei campioni. Tra le tante novità presentate dalla Mercury, è stato lanciato al Salone Nautico di Genova il nuovo motore racing da competizione per il campionato mondiale Formula 1 H2O. Con un gruppo termico che proviene dal diporto, il nuovo motore è sviluppato da Mercury Racing, un prodotto per piloti che viene descritto ai microfoni di Mobilità.news da Rosario Scano, responsabile tecnico live performance Italia Mercury Racing. Buongiorno a tutti, ho il piacere di presentarvi, ho l'onore di presentarvi questo nuovo gioiello di casa Mercury che come punta proprio del niche shore arriva con questa grande novità, questo 360 Apex che proviene appunto dal nostro gruppo termico diportistico che è il V8 4006, il nostro conosciutissimo V8 4006 di cilindrata, con un peso addirittura inferiore, perché comunque per quanto riguarda la midsection è la parte del piede sviluppato con la Mercury Racing, riusciamo ad avere un peso addirittura inferiore rispetto a quello diportistico, chiaramente per queste imbarcazioni che devono raggiungere comunque velocità molto elevate, intorno ai 150-160 mph, 160 miglia. E questo che abbiamo alle nostre spalle è il campione del mondo, il Formula 1. Team Abu Dhabi, Duck Racing con Guido Cappellini, il nostro conosciutissimo grande Guido Cappellini, campione del mondo, e l'hanno esposta qui a Genova. Peso 195 kg, poco al di sopra rispetto ai vecchi due tempi, ci sono anche delle parti in carbonio come la calandra, quindi che dire, sicuramente avranno da divertirsi. Ci sono particolarità sulle eliche per questa categoria che sono praticamente eliche totalmente artigianali, ideate e create proprio per questo tipo di categoria, per quei tipi di velocità. Noi come distributori racing in collaborazione con la Brunswick Marine in Italia sicuramente cerchiamo, ecco, di fare un ottimo lavoro, gareggiamo in famiglia in X-Cat, non in questa categoria, e anche noi praticamente cerchiamo di spingere sempre giù la manetta con Mercury, che è il top di gamma per quanto riguarda varie categorie offshore e di shore.